Sono Giuseppe Rapisalva, faccio parte della troupe di Like Me, Like a Joker. Nella prima stagione ho interpretato il motociclista, si scoprirà poi chi è. Non faccio nemmeno spoiler sebbene sia uscita, per carità. Gordon, io posso essere quello che lei non può essere. La stipendiano, sanno dove abita, conoscono la sua famiglia! E anche nella seconda stagione c'è stato un cambio. Arlene Quinzel. Adesso intraprendo la carriera del direttore di doppiaggio. Com'è stato trovarti con lo studio che ci ha sponsorizzato i prodotti, il The Cave Studio di Catania? Mi sono trovato di fronte ad una realtà che credevo molto più piccola, molto più semplice. Però questa piccola realtà all'interno della città di Catania è stata qualcosa di sorprendente. C'è uno studio nel quale ho scoperto hanno suonato anche diversi cantanti, appunto gruppi famosissimi tipo The After Hours, italiani famosi. E inoltre anche l'ambiente stesso è davvero pazzesco, perché ci si trova di fronte ad oggetti d'epoca, quando sono rimasto di fronte al microfono degli anni 30, ragazzi, una bellezza. Per me da doppiatore è come se avessi visto un mio amo, una volta usavano questo per dire. Spesso è proprio il vecchio che fa meglio del nuovo. Sì, infatti. Gli dà quella voce. Quella voce, anche lo rende diverso, è vero. Noi tendevamo anche a cambiare ogni tanto il microfono, sì. Mi ricordo in sala. Allo studio in cui abbiamo lavorato hanno utilizzato degli oggetti d'epoca e appunto c'era anche il famoso cambio di microfono per un determinato personaggio, per una determinata situazione, un po' più ambientale. Cambiò di tutti, però tutti quanti comunque con determinate caratteristiche di per sé, quindi è come se si fosse doppiati in uno studio degli anni 70 e io da amante del doppiaggio, avendo avuto anche degli insegnanti della scuola anni 80, mi sono sentito appunto uno di loro in quel particolare frangente. È stata un'esperienza davvero pazzesca e anche funzionale, perché alla fin fine il lavoro, il prodotto è rimasto, è stato ed è bello e allo stesso livello di come può essere un prodotto fatto di recente. Secondo te invece il doppiaggio nella serie invece può avere dei vantaggi? Ci può dare diverse qualità, ma anche dei contro. La presa diretta può dare un senso di verità, può dare un senso di realtà alla situazione e anche le intenzioni date dall'attore sono le sue. In più ci sarebbe anche la fortuna di avere sempre il personaggio e la sua stessa voce e anche il suo stesso modo di fare. Ridoppiare un personaggio non è una cattiva idea, soprattutto quando è lo stesso attore a rifarlo, anche secondo la mia stessa esperienza. Tutti i maestri che ho avuto nella vita dicevano a parole di voler entrare delicatamente qui. Ha lanciato quel colore a caso, sulla tela di ciò che sei. Ci sono anche quei casi in cui magari il personaggio non possiede una particolare edizione, oppure si vuole cambiare il suo timbro, si vuole utilizzare qualcosa, magari perché è una comparsa, oppure ha poche battute, perché no? Si vuole comunque ridoppiare. Questo? Sì. Vai. Questo casco mi stringe la testa! Col tuo canale, Rolfan, posso dirlo? Sì. Hai una grossa realtà di iscritti, seguiti, eccetera. La serie ha numeri differenti per anche la tipologia di format. Una serie web su YouTube oggi, come quella nostra, può avere ancora un pubblico da YouTube Italia o deve cercarlo da fuori? È doloroso ammetterlo, ma YouTube purtroppo non premia mai la qualità. Mi dispiace doverlo ammettere. Con me stesso, che comunque io lavoro all'interno di YouTube, è un sito che purtroppo tende a valorizzare altro, non necessariamente la cattiva o pessima qualità, ma semplicemente è il pubblico che chiama, essendo proprio il pubblico è lui stesso che decide che cosa vuole guardare. Non è comunque una cosa negativa. Alla fin fine, in un modo o nell'altro, la qualità non può che essere premiata. La realtà di Bruno è comunque un tipo di realtà che forse non si confà a quei gusti tipici dello spettatore medio di YouTube che magari può vedere un tipo di video come i miei, che sono appunto cartoni animati, parodie di cultura popolare. Probabilmente Facebook, ma anche altri luoghi comunque potrebbero essere assolutamente di aiuto. Vi invito a seguire Like Me Like a Joker, ci vediamo con altri episodi, seguitela sempre ragazzi perché io amo questa realtà. Se vi piace soprattutto la DC Comics, non potreste fare a meno che dare uno sguardo all'altra prospettiva della storia del Batman.
E appunto io vi invito ad iscrivervi ai loro canali, spammateli ovunque, mi raccomando. Grazie mille Bruno, veramente è stato un onore. Grazie a te Giuseppe.